Ritrovati amici telespettatori di Cilento Channel, un nuovo appuntamento nella nostra rubrica Nutrizione e Benessere. Questa settimana non parliamo delle caratteristiche nutrizionali di un singolo alimento, ma degli accorgimenti alimentari e nutrizionali che dobbiamo porre in essere allorquando vi è una patologia ben definita che viene denominata sindrome metabolica. La sindrome metabolica è anche chiamata sindrome plurimetabolica o sindrome X ed è una condizione molto diffusa nei paesi occidentali, nei paesi maggiormente industrializzati, laddove appunto vi è un maggior tasso di sovrappeso e obesità. Quindi cos'è? È in effetti un'associazione di diverse condizioni metaboliche e emodinamiche che possono portare anche a sviluppare nel tempo diverse patologie anche gravi. La sindrome metabolica viene ovviamente diagnosticata dal medico quando vi sono almeno tre delle seguenti condizioni che andiamo ad elencare. Quindi l'obesità addominale, gli alterati valori di trigliceridi, la riduzione dei valori di colesterolo HDL, cioè il cosiddetto colesterolo buono, gli alterati livelli di pressione arteriosa e l'alterata glicemia a digiuno. Quindi, come detto, è sufficiente che vi siano presenti tre di queste condizioni per poter diagnosticare la sindrome metabolica. A seconda però anche di alcune linee guida internazionali, per diciamo, completare il quadro della sindrome metabolica devono essere presenti anche la condizione di steatosi epatica, quindi di fegato grasso, e dei livelli alterati di acido urico, quindi l'iperuricemia. Alla base di tutta questa sindrome e quindi delle conseguenze a cui può portare vi è probabilmente l'insulino resistenza. È come detto una sindrome anche silente, cioè nella gran parte dei casi, almeno inizialmente per i primi periodi, non porta dei disturbi evidenti, ma nel corso del tempo, quindi se protratta per lungo tempo, può portare a condizioni anche gravi, quali il diabete, diverse patologie cardiovascolari, ma anche l'insufficienza renale. Quali sono le cause? Sicuramente vi è alla base uno stile di vita scorretto, quindi un sovrappeso, un'obesità, il fumo, la sedentarietà. Vi sono anche ovviamente dei fattori ambientali e genetici che predispongono alla sindrome metabolica e un recente studio ha anche dimostrato che tra diversi soggetti affetti da sindrome metabolica hanno 3 volte il rischio di morire a 10 anni superiore rispetto agli altri. Ovviamente, come si può curare? Il medico chiaramente consiglierà tutti quei farmaci che sono necessari per far rientrare nella norma quei valori alterati, quindi possiamo dire gli antipertensivi, gli ipoglicemizzanti, i farmaci per tenere sotto controllo colesterolo e trigliceridi. Però in tutto questo è fondamentale un cambiamento dello stile di vita. Quindi, da un lato, seguire un corretto stile alimentare e anche praticare una giusta attività fisica che non solo servirà a velocizzare il processo di dimagrimento fondamentale, ma anche a ridurre quella condizione patogenetica di base che abbiamo detto essere l'insulino resistenza. Quindi, cosa fare a livello alimentare? Sicuramente il modello nutrizionale che possiamo seguire, ed è anche quello più adatto per contrastare la sindrome metabolica, è il modello alimentare mediterraneo, in cui vi è una riduzione importante dei grassi saturi, un aumento del consumo di fibre, di cereali integrali, in generale di alimenti a basso indice glicemico, un maggiore consumo di fibre, di pesce, cereali integrali come abbiamo detto, frutta, verdura, quindi aumentare nella propria alimentazione tutti questi alimenti e ridurre quelli che invece sono, come detto, i grassi saturi,
i grassi quindi animali, le carni rosse, ma anche il lardo, il burro, i formaggi molto, molto grassi, in favore invece di quei formaggi magri, come può essere diciamo, una ricotta, ma anche lo yogurt, e ridurre i metodi di cottura. Molto elaborate, comunque le salse e gli intingoli molto grassi e molto elaborate. Tutto questo, diciamo, ci permetterà in associazione, se il medico lo ritiene, quindi dei farmaci, di ridurre questi parametri che abbiamo detto che sono alla base dell'insorgenza di questa sindrome comunque pericolosa e molto molto diffusa e anche molto subdola, come abbiamo detto, perché nella maggior parte dei casi è silente e non porta disturbi evidenti. Quindi alimentazione, dieta corretta e attività fisica, queste sono le nostre armi contro la sindrome metabolica. Vi rimando come sempre all'articolo che troverete sul sito e sui social di Cilento Channel e noi ci rivediamo la prossima settimana per un nuovo appuntamento della rubrica Nutrizione e Benessere, sempre e solo su Cilento Channel. Ciao!